Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringy Luca e oggi andiamo a vedere il DJI Osmo Action. Per me è appena finito l'evento Libera l'altro lato di te, dove c'era tantissima aspettativa, almeno dalla mia parte, perché mi aspettavo qualche video presentazione un po' più figo, ma semplicemente è stato un aggiornamento dello store aggiungendo questa Osmo Action. Io direi di partire però con quelle che sono le caratteristiche di questa Osmo Action, partendo con la novità, forse quella più importante di questo dispositivo, che a differenza di GoPro va ad aggiungerci questo monitor frontale con la possibilità di riprenderci un po' come se fosse una selfie cam, veramente cosa comodissima, perché le action cam, oltre che essere utilizzate per riprendere delle determinate scene di sport e altre cose del genere, sono anche utilizzate per vloggare, quindi utilizzarle in questo modo, riprendendosi e andando poi a registrare tutto quello che è il sottofondo con questi obiettivi veramente molto grandangolo. Quindi questo monitor frontale aggiunto a quello posteriore classico da 2,4 pollici, veramente molto molto comodo, e con la semplicità di andare a cliccare un semplice tasto per switchare tra i due monitor, cosa veramente molto molto comoda, perché ci dà la possibilità di non sprecare troppa batteria durante l'utilizzo di uno o l'altro monitor. Andiamo però a vedere quello che è l'effettivo utilizzo di questa action cam. Come ben abbiamo visto su tantissime GoPro e oramai anche su questa, abbiamo le riprese in 4K a 60 fps, cosa veramente super comoda, perché ci dà la possibilità poi di croppare tutto in post produzione e avere una ripresa abbastanza nitida, dato comunque un sensore molto molto piccolo. In ogni caso, qui abbiamo questa ripresa che, a differenza di GoPro, va ad estendersi a 100 megabit, quindi veramente una cosa molto molto comoda, perché è una qualità d'immagine nettamente superiore a quella di GoPro. Questo ovviamente è su carta, poi in base alle ottiche, il software eccetera, bisogna andare a vedere quanto vengono sfruttati effettivamente questi 100 megabit, ma devo dire la verità che con il DJI Mavic Air, dispositivo che io adoro, questi 100 megabit si percepiscono e non poco. Cosa molto comoda è che questa action cam ha la ripresa in HDR, cosa veramente molto comoda, perché ci va a dare dei dettagli molto nitidi e dei colori sempre fedeli. Cosa veramente importante è che questa action cam ha la possibilità di effettuare riprese in 1080 a 240 fps o con uno slow motion a 8x, cosa veramente molto molto comoda, perché ci dà la possibilità di utilizzare questa camera per svariati ambiti. Il design ovviamente è molto molto simile a quello di GoPro, che però va a differenziarsi per un semplice fattore. A parte il display sulla parte anteriore, abbiamo tutto un sistema di raffreddamento interno con questa griglia esattamente sotto la lente, che va a dissipare il calore. Cosa molto comoda, perché ci dà la possibilità di registrare con questa camera in 4K a 60 fps per circa un'ora. Anche qui, come la GoPro, abbiamo la possibilità di avviare la nostra registrazione con il controllo vocale, cosa veramente molto comoda, perché qualora non fossimo capaci di raggiungere la nostra action cam con il semplice controllo vocale, potremmo andare ad avviare la registrazione. Ma nel caso in cui invece avessimo la telecamera tra le mani e dobbiamo andare a riprendere in maniera super rapida una scena che dopo qualche secondo non ci sarà più, con un semplice click sul tasto di registrazione la camera partirà e andrà a registrare con un delay di circa un secondo e mezzo, quasi due. Andiamo a parlare però di quelle che sono le ottiche all'interno. Beh, è stata adottata quest'ottica di tre lenti interne sovrapposte che rendono la qualità d'immagine veramente perfetta, e inoltre abbiamo questo filtro anteriore che sembra quasi si sviti, non l'hanno mostrato in video, ma sembra quasi che vada a svitarsi con la possibilità di intercambiarlo, e che va a rendere la camera con un antiriflesso veramente perfetto, quindi non avremo tanti riflessi durante le nostre registrazioni. Sulla GoPro Hero 7 abbiamo visto questa stabilizzazione d'immagine chiamata Hyper Smooth. Qui abbiamo invece un Rock Steady, quindi veramente sono due ambiti diversi che vanno a confrontarsi. Dopo degli utilizzi potrò dirvi la mia riguardo queste due stabilizzazioni, ma
fino ad ora posso dirvi solo che una stabilizzazione molto molto simile a quella di GoPro. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, ma prima di chiudere voglio andarvi a parlare di quello che è l'effettivo prezzo di questa Osmo Action. Sul sito DJI viene venduta a 379 euro, prezzo che per quanto mi riguarda è abbastanza adeguato, ma che sicuramente su altri store tra qualche giorno arriverà ad un prezzo leggermente minore. In ogni caso il prezzo è adeguato, almeno secondo me, perché all'interno della confezione già abbiamo tutto un bundle di accessori veramente molto molto comodi, ma che verranno arricchiti sicuramente dallo store in vendita su DJI. Ragazzi, io detto questo non faccio altro che salutarvi ed invitarvi, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche e scrivermi qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate della Osmo Action. Se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, lasciate un bel like, condividete a palla e noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.